Ma se io ti facessi una bella P di Poggo Doggo in faccia? Toh, vedi quanto è bella! È stupenda! Marcello nella vecchia villa non sapeva che stava arrivando Poggo Doggo, ia ia ia. Mi scusi, ma lei non è autorizzato a volare su quest'area. È di mia proprietà. Scenda subito. Oh, mi senti? Devi atterrare, altrimenti sarà peggio per te. No, no, non chiamo la polizia. Ti faccio saltare in aria. Ecco, io ve l'avevo detto di atterrare. Siete voi che non mi avete voluto ascoltare. Imbecilli. Ragazzi, mi hanno invitato a giocare a questa escape room. Mi hanno detto che è un po' particolare. Ma sinceramente non ci sto capendo nulla. Devo andare da questa parte. Salve. Ah, aia! Ma stai scherzando? No, no, no. Ho capito che è un po' particolare. Ma così muoio. Devo scappare da questa parte. Siete appena diventati il sindaco della vostra città e non sapete come gestirla? Ci pensa Poggo Doggo a darvi degli utili consigli, ossia lanciare una bomba atomica. Facile e veloce. Da ora in poi non avrete più una città da gestire e potrete ritirarvi sulla vostra isoletta privata a godervi delle meritate vacanze. Prima che arrivi la polizia, l'FBI, la CIA, l'Interpol e tutte quelle robe lì. Godetevi le vostre meritate vacanze prima di un ergastolo. Per altri utilissimi consigli, non esitate a contattarci al Festrivside 2 Truquat Zvairiz. Soddisfatti o esplosi. Oh mio Dio, ma lei è il famoso Iron Man! Quello vero! Non ci posso credere! È un onore incontrarla di persona! Io sono Poggo Doggo! Piacere! Sì! Quello che tortura Marcello su YouTube! Anche lei mi conosce? Che vuol dire che devo smetterla, povero Marcello? Non dirmi che anche tu sei dalla sua parte! No, eh? Guarda che ammazzo anche te! Tanto non mi fai paura, lo so che questi due raggi sono fini! E va bene, i tuoi raggi non sono finti, ma non lo è neanche questo lanciaraggi. Credo di avergli fatto esplodere la faccia. Sì, è decisamente esplosa. Fatti sotto se hai il coraggio. Ti faccio esplodere il cuore con il mio Gaster Blast. In realtà non è esploso solo il suo cuore, è esploso anche il mio computer. Ma che sta succedendo? Ragazzi, sono leggermente confuso. Ho fatto volare Iron Man dall'altra parte della mappa. Non ha più le gambe. Dove sta andando? Questo non era previsto. Cioè, praticamente l'ho fatto esplodere via dalla mappa. Ho capito che quest'arma è forte, ma così mi sembra leggermente eccessivo. Ma poi è scomparso. Non c'è più. Devo chiamare di nuovo i Ghostbuster? Questo è tutto ciò che rimane di Iron Man gigante. Ma com'è possibile? Sono riuscito a sciogliere anche lui oltre che Marcello. Tutto ciò è fantastico. Questa volta inizierò con le maniere forti, ossia con il mio carro armato da battaglia. Ti faccio saltare in aria. Sono riuscito a colpirlo. Il problema è che del carro armato sono rimaste solo le ruote. Me l'ha praticamente disintegrato. Anche io però devo ammettere che ti ho fatto un bel buchetto nello stomaco. Caro Iron Man, non fai più il figo? Ragazzi, siete pronti? Oggi andremo in gita a visitare la vera armatura di Iron Man. Sì, salve, buongiorno. Parlo con il museo espositivo. In che senso c'è stato un guasto con l'armatura? In che senso scappate? Guardi che se è un brutto scherzo, non è per niente... ragazzi, state tutti bene lì dietro? Meno male, non è morto nessuno.
Che vita triste! Odio le gite scolastiche! Sì, il conducente è morto e sta parlando dal paradiso, ovviamente. Iron Man, per te è finita! Ti prego, camioncino dei gelati, non deludermi di nuovo! Possiamo farcela! Ti distruggerò con il mio camioncino... dei gelati... Ci manca solo che cade su una bo... Io adesso spacco qualcosa! Camioncino dei gelati! Ma sei un fallimento! Ma possibile che non riesci a colpire mai nessuno? Ma dai! Devo usare le armi pesanti? E va bene, userò le armi pesanti! Non potrai mai sconfiggere il mio camion del legno! Aiuto! Aiuto! Perfetto! Il mio camion del legno è stato appena sconfitto! E poi come fa il carrello di dietro a stare in verticale? Con le ruote ancora funzionanti! In questo gioco secondo me ci sono davvero i fantasmi, eh? La cosa positiva però è che gli ho fatto praticamente esplodere una mano! Ti presento la mia ultima creazione letale... Johnny, cos'è questa roba? Ti ho chiesto un carro armato gigante, non un maiale a forma di palla con le ruote. Ma che problemi hai? Ma sei sordo? Non fa niente, ti distruggerò con la mia palla maiale. Aiuto a te, mamma mia, che schifo! Questa è stata la cosa più triste del mondo. Ma guardate che faccia, proprio la faccia del fallimento. Ecco, così va meglio. Johnny, ho capito il carro armato. Ma perché ci hai messo sopra dei furetti? E come fa questo furetto a stare a testa in giù sul cannone? Ma poi, perché i furetti su un carro armato? Andiamo, esercito di furetti! Distruggiamo Iron Man! Oddio! Oddio, sono riuscito a colpirlo! Bravi furetti, sono fiero di voi! Anche se qualcuno è morto, ma questi sono dettagli! Mio piccolo Iron Man, sei pronto a saltare in a... Io ti odio! Ti odio tantissimo! A few moments later. Credo di aver spawnato la macchina sbagliata. È perfetto! Mi è crashato il gioco! Ma dai! Manco avessi fatto esplodere la bomba atomica più grande del mondo! Non ci posso credere! Mi si è chiuso anche Steam da solo! Cioè, disinstallamelo anche! Facciamo prima, no? Va bene, sei di nuovo tutto intero, ma solo perché mi è crashato il gioco. Non è stato merito tuo, è colpa del PC che sta per esplodere. Ma tranquillo, tanto adesso farò esplodere anche te. Anche perché ho di nuovo il mio ca... Allora è proprio che vuoi morire tra atroci sofferenze. Attacco a sorpresa, ruspa! Oddio, oddio! Ha funzionato! Vai, mia piccola ruspa! Distruggilo! Sono dentro l'armatura! Vai, vai! Mamma mia, gli ho fatto un buco enorme nel petto! Ruspa! Ruspa, stai buona! Aiuto, aiuto, aiuto! Mamma mia! Ragazzi, sono confusissimo! Cosa è appena successo? Mi viene da... Adesso voglio sapere chi è l'inventore di questo capolavoro. C'è una macchina a forma di pane. Ma ci rendiamo conto? Ti ammazzo con la mia macchina del pane. Magari no. Però almeno ci ha provato. A differenza del camioncino dei gelati. Iron Man, guarda, ho trovato il tuo cuore. Tieni. Non volevo. Non l'ho assolutamente sostituito con una bomba. No, no. Ma Iron Man ha preso fuoco. È magnifico. Ho proprio voglia di darti una bella martellata in faccia. E visto che tu qui sei un gigante, userò un martello gigante.
Muori! Muori! Ti prendo a martellate in testa! Ti faccio esplodere il cervello! Ti faccio esplodere tutto! Sì! Probabilmente ho un tantino esagerato! Io volevo solo spaccargli la testa! Non tutto il corpo e un intero braccio! Cioè, guardate dove è andato a finire! Ma spara ancora! Sì! Non so come, ma spara! Cioè, voi mi state davvero dicendo che questa roba è guidabile? Cioè, fa così schifo che non è riuscita neanche a bucare il pavimento. Ci rendiamo conto? Signor computer, cosa sta succedendo? È diventato un PowerPoint. Vai! Colpisci lo stesso! L'ho ucciso? È morto? No. Probabilmente sarò morto io dopo lo schianto. 12 seconds later. Ragazzi, invece credo che abbia funzionato. Sono riuscito a far crollare Iron Man. Non ci posso credere. Tutto ciò è quasi poetico. È fantastico. Dai, vediamo chi è l'Iron Man più forte adesso. Ma se io ti facessi una bella P di Pogo Doggo in faccia? Toh, vedi quanto è bella. È stupenda. Preparati ad esplodere. Ah! Oh mio Dio. Non mi aspettavo tutta questa potenza. Ma allora sono molto più forte io di te. Ma che figata. Vai, camion del legno. Ci prenderemo la nostra vendetta. Sì, così. Sì, il problema è che si è incastrato. Ma dai, ma che sfiga. Ragazzi, cosa sta succedendo? Ragazzi, credo si sia buggato tutto. Come ci sono finito qui? Un attimo fa ero dentro il corpo di Iron Man incastrato. Qualcuno mi aiuti! Vai, Tails, io credo in te. Distruggiamo Iron Man, che in questo caso sembra uno zombie, una volta per tutte. Elicottero Tails, credo ci sia un piccolissimo problema. Il mio computer sta diventando un elicottero. Sta volando. Oddio! Ragazzi, ma che è successo? Iron Man è evaporato. Non esiste più. Ci sono solo tanti pezzettini che stanno volando in aria. Beh, direi missione compiuta. Anche perché Iron Man praticamente non esiste più. E tra l'altro questa volta non ho dovuto neanche usare una bomba atomica. È perfetto. Al prossimo video.